Buongiorno con notizie di mercati. OPA Reno de' Medici. Il fondo USA Apollo ha lanciato un OPA sorpresa su Reno de' Medici a 1,45 euro per azione, rilevandone la maggioranza, il 67,0%. E portando così a 14 il numero di operazioni finalizzate al delisting in poco più di 6 mesi. L'offerta comporta ad ora un premio del 24% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 90 giorni e verrà perfezionata entro la fine del terzo trimestre. Notizia su Milano Finanza, 1 rinvio a pagina 2, Sole rinvio a pagina 3, Messaggero, Libero e Giornale. Delisting, l'OPA su Reno de' Medici e il suo prossimo delisting aprono le riflessioni sulla fuga di diverse società ormai da Piazza Affari, in primo piano su Milano Finanza del Sole. Sono arrivati a 14, infatti, delisting in poco più di 6 mesi, a fronte di solo 3 matricole sul listino principale. Inoltre, in attesa dell'OPA con delisting su Cattolica da parte Generali, c'è anche da segnalare che quella su SICIT resta in bilico, Milano Finanza a pagina 2. Sul Sole, a pagina 3, parla l'AD di Borsa Gerusalmi, che spiega come la fuga della borsa sia un fenomeno globale. In 15 anni la borsa USA è quasi dimezzata. In Italia, quindi, è tutto nella norma. Tra i vari motivi addotti dal manager, la crescita di fusione e acquisizione da diverse società e il boom del private equity, che oggi può permettersi operazioni impensabili fino a qualche anno fa. Monte dei Paschi di Siena. Si riunisce oggi il board Monte Paschi di Siena per valutare le prossime mosse legate alla necessità di capitale da parte della banca. Le previsioni sull'esito degli stress test rilevate dal Corriere a pagina 32 danno Siena in fondo alla classifica europea. Ad ogni modo, spiega il quotidiano, il risultato di questo esame metterà ulteriore attenzione sulla banca in vista della soluzione strutturale che il MEF cerca. I ragionamenti sul mercato ruotano ancora attorno a modalità e condizioni per favorire l'acquisizione da parte di un altro istituto. Il favorito, ripetiamo più volte, quantomeno dal governo, resta Unicredit, anche se quest'ultima è fredda sull'ipotesi e per il momento si dichiara concentrata sulla riorganizzazione interna e la preparazione del piano industriale. L'alternativa è trovare un'altra banca, ipotesi spezzatino o un mix di due soluzioni, con una coerente che poi smisterebbe pezzi della banca fra i vari soggetti interessati. Il governo potrebbe favorire la soluzione di mercato con ulteriori incentivi, oltre a crediti fiscali già previsti per 2,5 miliardi. La copertura dell'aumento di capitale e la proiezione delle cause legali, 10 miliardi come richieste, ricorda ancora il quotidiano. Mediobanca Delfin sul Sole 1, pagina 21, il nodo governance in Mediobanca, dato che Del Vecchio, AD, ora resta fuori dal CDA della Banca Affari. In vista della salita al 20% di Delfin in Piazzetta Cuccia, dopo il via libera BCE, risulta infatti evidente agli analisti che la holding Lussumberidose non ha ancora chiesto posti nel consiglio di Mediobanca, il che potrebbe essere il preludio alla nuova richiesta per un'ulteriore salita. Delfin si è già lanciata comunque in osservazioni sulla governance, lasciandosi mano libera, come si evince dal verbale dell'assemblea, da cui emerge che la finanziaria ha disertato il voto sulle modifiche per la nomina di AD e direzione generale dall'esterno. Consob degli Ulemar, Mattino, Circondario Sud, segnala il ricorso in Cassazione per chiedere di poter agire contro la Consob e KPMG, i due organi di controllo chiamati a valutare i conti della compagnia di navigazione degli Ulemar negli anni in cui i bilanci societari sarebbero state sottratte una parte cospicua delle entrate, quelle prodotte dai 13.000 risparmiatori che nel fallimento si sono visti portare via oltre 720 milioni. L'iniziativa è stata promossa da quasi 150 obbligazionisti. Ad essere stata impugnata è la sentenza contro la quale la Corte d'Appello di Napoli ha stabilito che l'unico soggetto deputato ad aggredire gli organi di controllo è la curatela fallimentare, rigettando il ricorso presentato a un numero ben più grande di risparmiatori. Concludiamo con OVS che dà il là all'aumento di capitale. Le condizioni approvate al CDA prevedono l'emissione di 64 milioni di azioni ordinarie da offrire secondo il rapporto di 13 nuove azioni ogni 46 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 1,25 euro l'una e con uno sconto del 19,3% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto della chiusura di ieri.
I diritti saranno esercitabili dal 12 al 26 luglio. L'avviso dell'offerta è subordinato a via libera della Consob al prospetto informativo, Sole a pagina 27. E ci sentiamo domani con notizie di mercati.